Gli ultimi episodi di Cronaca Nera a Tebano hanno portato il Consiglio Comunale a chiedere alla Giunta una maggior vigilanza della zona collinare sopra Faenza, nell'ultimo periodo teatro di furti e truffe, in particolare a danno di anziani. Vittima dei ladri è stato anche il polo di Tebano, dove una banda fece un buco nel muro e sradicò la cassaforte, un'azione impegnativa portata avanti in maniera pressoché indisturbata. Per questo motivo, durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, Articolo 1 Movimento Democratico Progressista si è fatto portavoce del malcontento di diversi residenti in merito al tema della sicurezza. Sostenuto da quasi tutta l'Assemblea, con l'unica astensione di Rinnovare Faenza, l'ordine del giorno ha chiesto al Comune di dotare anche la zona di Tebano del progetto FATAMTAM, il gruppo di controllo di vicinato che proprio in questi giorni è stato esteso a tutto il territorio della Romagna Faentina per permettere ai residenti di ricevere sul cellulare avvisi di presenze sospette e di monitorare al meglio l'area. A supporto dell'attività delle forze dell'ordine è stato inoltre chiesto di installare, sempre nell'area di Tebano, un nuovo impianto di telecamere in grado di osservare il passaggio delle auto lungo le principali strade, con la possibilità di riuscire a risalire più facilmente all'identità di eventuali malfattori. La richiesta di aumento dei varchi di controllo si è quindi estesa a tutta la città. Ma mentre il progetto FATAMTAM costerà praticamente nulla alle casse del comune, l'installazione dei nuovi varchi dovrà essere messa a bilancio per verificare la disponibilità economica per poter consentire l'acquisto e l'installazione dell'intero impianto. Ultima richiesta, proveniente dal Consiglio Comunale, è stata invece dedicata al potenziamento dell'illuminazione. Misure giudicate da Rinnovare Faenza insufficienti, con il consigliere Tiziano Cericola che ha preferito quindi astenersi al momento della votazione, chiedendo invece alla Giunta fondi per permettere alle forze dell'ordine di mantenere in servizio durante l'orario notturno più uomini e volanti, ancora oggi ritenute in numero insufficiente per controllare tutto il territorio durante la notte, nonostante l'annuncio dell'arrivo di nuovo personale al commissariato di Faenza.